Allora io innanzitutto ringrazio Stefano e acquisiamo un dato importante che sulle categorie, diciamo, dei beni pubblici appartenenza rigorosamente pubblica e beni sociali c'è l'intesa e l'accordo con Stefano. Questo acquisiamo un dato importante che rappresenta un pezzo molto forte, diciamo, della proposta. Dall'altra, Stefano mi dà la possibilità di chiarire, probabilmente ho stato poco chiaro, ho cercato anche poi di chiarirlo in un articolo pubblicato in una rivista, Nomos, i beni comuni sono di fatto una sorta di subcategoria dei beni pubblici, sono una subcategoria e, diciamo, anzi, la preoccupazione era quella di, come dire, creare una gabbia di protezione rispetto alla dimensione pubblica e funzione pubblica e funzione sociale attraverso questa subcategoria rafforzativa di quello che ho detto originariamente, cioè della funzione originaria dei beni pubblici, che è quella di soddisfare i diritti dei cittadini. E probabilmente non siamo riusciti, nel testo sì, ma probabilmente non siamo riusciti nella comunicazione a spiegarlo bene, perché dove c'è stata la criticità e la crisi della demanialità, lì abbiamo pensato proprio di invece uscire dall'ambiguità, o meglio, non dall'ambiguità, ma dalla dimensione della patrimonialità demaniale, cosa che si è dimostrata, utilizzato il demanio per fare appunto discorsi di finanza pubblica, e invece proteggere i beni ovviamente comuni pubblici o i beni pubblici comuni, cioè quei beni che sono di appartenenza collettiva, la cui titola, dal punto di vista della funzione, ma la cui titolarità è pubblica e deve rimanere pubblica. Laddove il demanio ha fallito in questi 20 anni, i beni pubblici comuni invece si inseriscono proprio lì, vogliono creare una gabbia. Ovviamente poi c'è il discorso della gestione, essendo pubblici sono di titolarità, devono rimanere nella titolarità del pubblico, ma dobbiamo anche consentire dal punto di vista gestionale, laddove possibile e sempre, come dire, orientato ad un maggior miglioramento del soddisfacimento dei diritti, dobbiamo anche consentire delle gestioni partecipate. Quello che è avvenuto a Napoli, perché Napoli, la trasformazione di una società per azioni, una società di diritto pubblico, è stata possibile anche attraverso quel percorso. Il modello di governance, di governo del Consiglio del CDA, no, del Consiglio di Amministrazione, prevedendo anche rappresentanti delle associazioni ambientaliste, dei cittadini e così via, è stato possibile anche per quel discorso là. Quindi è rafforzativo. Chiamiamoli beni pubblici comuni. Sono beni pubblici comuni, perché sono beni pubblici. Poi ovviamente ci sono dei beni comuni, come ricordavo prima, che sono di proprietà privata, ma che sono di proprietà privata, pensavo al quadro del Caravaggio, ma altri beni. Ma invece noi vogliamo intervenire proprio, Stefano, dove il demanio ha fallito. Noi vogliamo intervenire proprio dove il demanio ha dimostrato tutta la sua fallacità, e la sua debolezza è una debolezza non patologica, ma è una debolezza in sé, è una debolezza fisiologicamente strutturale del demanio in quanto tale. Spingi, funziona, se diventa rosso. Stefano, noi ci dovevamo sentire prima, dovevamo sentirci prima un po', secondo me. Assolutamente. È colpa mia. No, e qua ho cercato di dirlo prima, cioè è un punto molto debole della Costituzione questo, perché la Costituzione qua si è appiattita, forse l'unico passaggio dove la tradizione ottocentesca, codicistica, ha influito sull'articolo 42 della Costituzione, dove si dice semplicemente, l'articolo 42 dice, la proprietà è pubblica e privata, punto. Poi parla tutto e unicamente della proprietà privata. Quindi
la Costituzione sulla proprietà pubblica dice ben poco. È questo che lei dice, il guinzaglio. Non c'è un guinzaglio in realtà, è semplicemente una definizione, ma non c'è. Allora bisognerebbe, ma questo è difficile, intervenire sulla Costituzione e dire che la proprietà pubblica è inalienabile, usucapibile, inespropriabile. Questo no. Ci può essere Probabilmente abusivo, è semplicemente abusivo. Forse abusivo, probabilmente. Forse abusivo, come hanno costruito Villaggio Coppola a Pineta Mare, vicino a Napoli, il famoso Villaggio Coppola, dove la causa è durata 30 anni. Altri? Vedete, è rosso, vedete. Colore che sembra di riconoscere. Ieri sera alla riunione con i comitati No TAV, i comitati No Corridoio Latina, le associazioni che si pongono, diciamo, e si sono sempre poste in una dimensione, come dire, di comunità conflittuali per poter ottenere quei famosi beni comuni pubblici, sociali e popolari. Ho notato che buona parte delle loro vicende non solo attraversano, ma stanno pienamente dentro i temi di questo tentativo di riforma, di questa raccolta firme, di questa iniziativa della Commissione Rodotà. E tutti noi non abbiamo fatto altro che purtroppo fare un amaro amari ricordi rispetto a questi 35-45 anni in cui, con tutta la più buona volontà e nel pieno rispetto, diciamo, delle leggi vigenti, tuttavia le comunità continuavano ad essere espropriate di beni comuni pubblici, che siano le spiagge, che siano i servizi essenziali, eccetera, eccetera. Quindi, e questo lo dico anche perché noi comunque sabato ci saremo a raccogliere le firme a Piazza della Repubblica dalle ore 13 in poi, all'iniziativa delle grandi opere contro le grandi opere inutili. E quindi nasce una consapevolezza, io oserei dire quasi un filo rosso-verde, no? Che parte da, come dire, da questo rinnovato clima e sensibilità verso i temi ambientali, ecologici e beni comuni pubblici, che in qualche modo ci è stato stimolato anche dalla figura della bambina con le treccioline, che qualcuno forse pensa che sia meglio mettere sotto che un'auto, ma questo lo lasciamo, diciamo, i cattivi pensieri della giornalista del TG2, mentre invece tutta una nuova generazione si sta riconoscendo dentro questa ventata di nuova consapevolezza, che noi pensiamo, lo penso come uomo di sinistra e credo che comunque la sinistra dentro questa partita ci debba stare mani e piedi, dobbiamo stimolare e rafforzare per cominciare a fronteggiare tutti quei potentati economici che in qualche modo, pur con la premessa importante che ha fatto non solo Alberto ma anche altri, che questa non è una legge che è la panacea di tutti i mali, ma che tuttavia offre uno strumento in più. E chiudo, diciamo, questo mio intervento dicendo che se nella desertificazione totale delle gestioni del centro-sinistra e ancor di più del centro-destra, dove appunto siamo riusciti, con nostra colpa o senza nostra colpa, a farci scippare dall'aria all'acqua, ai servizi sociali, ai trasporti pubblici locali, a pezzi di welfare come la sanità, l'istruzione, eccetera, eccetera, eccetera. In questo campo, dentro una sinergia utile anche tra chi può conservare opinioni diverse, ma da quello che capisco anche convergenti, riusciamo ad ottenere, diciamo, un pertugio per cominciare a fronteggiare quello che in qualche modo forse dobbiamo anche aspettarci, perché dentro questa fase di drammatica crisi sociale ed economica io mi aspetterei, io sono sempre un po' pessimista, diciamo, pessimismo della ragione, che per risolvere le crisi economiche, soprattutto i potentati economici e le lobby alle quali non possiamo rispondere con dei mezzi adeguati, anche se questa legge cercherà di approntare una società di mutuo soccorso che cercherà di farsi carico
di vertenze e di battaglie sui territori rispetto a queste cose, tuttavia dobbiamo cercare, io penso, di stare dentro questa battaglia politica, perché è una battaglia politica alta, altissima, è sfidante. E per quanto mi riguarda, e chiudo, il mio pensiero è che forse anche tutti noi dobbiamo cercare di provarci, se non altro per fornire un pezzettino di risarcimento etico-morale a tutte quelle generazioni che rimarranno altresì spogliate da questa, da questi beni comuni pubblici, dalla tutela e dalla difesa del territorio. Volevo chiedere a Fassina, siccome lui ha parlato più volte di timori, di pericoli, eccetera, no? Allora, per capire bene quali sono questi tipi, e forse intende che con questa categoria nuova dei beni comuni si arriva, come si dice, a nuove privatizzazioni come quelle che ci sono state, ecco, mi pare, perché l'unico pericolo concreto mi pare che possa essere questo, perché altrimenti non riesco a capire, insomma. E a Lucarelli, visto che io sto studiando, diciamo, questa è un concetto nuovo che è stato elaborato da un gruppo di giuristi, è chiaro che lo si deve studiare, lo si deve comprendere, e io credo che la chiave per comprenderlo sia quella non tanto di guardare, come dice, all'essenza, no? Cos'è il, quanto alla finalità, no? Alla finalità, è una finalità che deve essere protetta, che deve essere potenziata. Ed è chiaro che qui ci devono essere dei soggetti che lo fanno, perché non è che quella si potenzia da sola, no? E se questo soggetto, tradizionalmente, che è stato lo Stato, ha protetto poco, e allora è chiaro che un pochino quei soggetti che possono essere interessati, come per esempio una comunità di paese, gli interessa il bosco, eccetera, tanti beni, cioè non riesco a immaginare come una multinazionale, come diceva lì Fassina, possa essere titolare di un'azione di beni che siano autenticamente comuni di una multinazionale. Fino ad oggi hanno avuto l'interesse, come si dice, a espropriare, non sono andati mai verso la utilità comune, ma verso la finalità privata. Non so se sono stato chiaro nella formulazione di queste domande. Sì, due. Una, lui, se il pericolo paventato è questo che si arrivi ad altre privatizzazioni dopo quelle che abbiamo già avuto, perché non riesco a vedere altre preoccupazioni. Per lì è la cosa, cioè per capire questi concetti, cioè, bisogna guardare al fine, mi pare, non tanto alla cosa, no? Sì, sostanzialmente capito bene, nel senso che la proposta di legge sulla quale vengono raccolte le firme, poi Alberto dice che i beni comuni sono una subcategoria, però nella proposta di legge sono una categoria autonoma, è prevista una distinzione in tre categorie: beni comuni, beni pubblici e beni privati, non è una subcategoria, e ne viene data una esemplificazione, vengono definiti tra gli altri beni comuni i fiumi, i torrenti, le loro sorgenti, i laghi, le acque, l'aria, i parchi, le foreste, le zone boschive, le zone montane, ghiacciali, nevi, le riserve ambientali, la fauna selvatica, la flora, i beni archeologici, culturali, ambientali, sono tutti beni comuni questi. Coste e paesaggi. E la titolarità di questi beni può essere di persone giuridiche pubbliche o soggetti privati. Non qualificati in alcun modo, no? Questo è il testo della proposta di legge delega, che quindi consente poi al governo, che fa i decreti attuativi, di definire
soggetto privato potenzialmente titolare di uno di quei beni comuni una multinazionale. È previsto esplicitamente che attraverso questi beni si possa fare anche profitto, ma questo non è che sono l'intenzione di chi l'ha scritto, sia chiaro, non lo sto dicendo, sto dicendo che però quell'esigenza giusta che io condivido di rendere non privatizzabile, nel senso dell'uso privatistico, non solo della titolarità della proprietà, il bene pubblico, quell'insufficienza che viene riscontrata nella demanialità, che io riconosco, è affrontata con uno strumento che in mano ai nostri avversari produce risultati opposti. Questo è il mio problema. Questo è il mio problema. Quindi, a mio avviso, nell'attuale formulazione, quella proposta di legge non va nella direzione, non è uno strumento in più, come diceva Caroselli, è uno strumento pericolosissimo in mano ai nostri avversari. Questo è. Quindi sulla finalità non ho divergenze, ma la valutazione che faccio rispetto alla categorizzazione che è proposta e alla articolazione che è contenuta in una legge delega, per quanto mi riguarda è eccessivamente pericolosa. Andrebbe rivisto il testo prima di sottoporlo a raccolta di firme, perché così, per quanto mi riguarda, è uno strumento pericolosissimo in mano ai nostri avversari. Allora, guarda, noi nel testo fotografiamo una situazione, perché ci sono beni pubblici, ci sono beni comuni, tra virgolette, che sono beni pubblici e beni privati. Infatti noi diciamo titolari di beni comuni, possono essere persone giuridiche pubbliche e soggetti privati. Ora, che cosa significa questo? Significa che quelle dove c'è la titolarità del pubblico, certo non c'è nessuna forma regressiva, rimane evidentemente pubblico, ma quella dimensione pubblica vuole essere rafforzata. Questo è il punto, quindi si rafforza la dimensione pubblicistica. Infatti il testo continua e dice: in ogni caso deve essere garantita la loro funzione collettiva nei limiti e secondo le modalità fissate dalla legge. Quindi la dimensione pubblica, quindi si fotografa la situazione. Ci sono oggi dei beni pubblici? Sì. Questi beni pubblici oggi rischiano di essere sdemanializzati? Sì. Sono stati sdemanializzati? Sì. Allora che cosa si fa? Si bloccano questi beni pubblici e si evita aggiungendolo beni pubblici comuni, perché sono beni comuni ma di titolarità pubblica, fa sì che quei beni non possano essere più alienati, e quindi si rafforza la dimensione pubblicistica attraverso l'appellativo comune. Questo è. Poi quei beni che sono comuni, ma che sono, come dicevo prima, il quadro, che sono di proprietà privata, ma certo non è che puoi espropriarlo dal privato, ma comunque in ogni caso il testo dice che quei beni devono sempre in ogni caso svolgere una funzione collettiva. Ma la funzione collettiva, scusa, la funzione collettiva è anche una funzione a pagamento che posso fare. Io, diciamo, mi prendo il Colosseo, lo faccio fruire pubblicamente. Pubblico, Stefano, è pubblico. Ma è pubblico, è pubblico. Ma è pubblico, rimane pubblico. Ma che, ma dove sta scritto? Ma, sì, ma non è vero. Ma certo, sta scritto nel testo. Ma dove sta scritto, ma nel certo testo? Fammelo vedere dove sta scritto, perché qua viene introdotta una terza categoria, viene fatto un elenco infinito, ne viene potenzialmente, cioè la fotografia che dici non c'è, cioè adesso è così, ma nel momento in cui io inserisco il Colosseo tra i beni comuni, dico che la proprietà del bene comune può essere anche di un soggetto privato, nel disegno di legge delega non qualifico chi è il privato, io come governo faccio un bel decreto attuativo, dico che il privato è la multinazionale di real estate e poi metto a gara il Colosseo e poi vediamo se se lo prende Rodotà o se lo prende la Pirelli Real Estate. Questo non è inibito io non sto dicendo che è il vostro obiettivo, attenzione. No, ma non è così. Non è così, perché dice espressamente il testo, scusa, allora, quando i titolari sono persone giuridiche pubbliche, cioè quando quindi può essere o dello Stato o delle regioni o degli enti locali, i beni comuni sono gestiti da soggetti pubblici e sono collocati fuori commercio, quindi non possono essere in nessun caso alienati. Oggi invece questa norma di garanzia non c'è,
perché noi abbiamo subito processi di sdemanializzazione selvaggia, Stefano, così è. Ma scusa, la sdemanializzazione non è che viene impedita da questa legge nel futuro? No, non c'è una garanzia dello status quo. Non lo so, io penso che, diciamo, non è che mi voglio mettere, per carità, a competere con la tua competenza giuridica, però siccome anche altri giuristi hanno dato la stessa interpretazione, e ripeto, stiamo parlando di una legge delega di cui si perde il controllo, cioè una volta presentata si perde il controllo, perché tu mi insegni che se ci sono dei margini interpretativi anche esigui in mano a un governo che vuole andare in direzione opposta a quei margini interpretativi esigui, cioè il fatto che si affermi che quando i titolari sono persone giuridiche pubbliche vuol dire che se io non, diciamo il bene lo sdemanializzo, poi lo posso dare ai privati attraverso le modalità che definisco con i decreti attuativi. Quindi a me pare rischioso, lo dico con grande franchezza, perché l'obiettivo, non so come ripeterlo, io lo condivido, cioè l'esigenza di rafforzare la funzione pubblica della demanialità la condivido. Sono anche un po', diciamo, realista, nel senso che nel momento in cui sei con l'acqua alla gola, come quegli anni 90, hai bisogno di privatizzare, poi alla fine il modo per superare questa architettura, forse con qualche difficoltà in più, ma lo trovi, quindi alla fine poi il rapporto di forza, diciamo, conta sempre la politica. Ma io non voglio ridimensionare la rilevanza della norma giuridica, dico che per come è proposta offre degli spazi in una congiuntura politica estremamente negativa, offre degli spazi che mi sembra sbagliato offrire al governo. Quindi sarei per trovare delle formulazioni che riducono al minimo i rischi, perché così, per come esposta, a mio avviso rischia di produrre il risultato opposto. Quindi non mi sentirei di portarla avanti nella forma attuale. Sì, io chiedo un ripensamento, diciamo, perché guarda, i soggetti, allora, oggi il patrimonio pubblico, quindi il patrimonio di appartenenza pubblica, non ha consentito i processi di sdemanializzazione. Con questa norma, con questa norma sarà impedito, perché dice sono fuori commercio e quindi non possono assolutamente essere oggetto di alienazione, si blocca la possibilità da parte del proprietario di esercitare, quello che dicevo nella premessa, i suoi poteri di proprietario e quindi alienare. Quindi significa che divento inalienabile. Io, scusa, Stefano, devo andare. No, comunque, ti ringrazio. Grazie a te. Grazie.